Lucca Biennale Cartasia si ferma, ma la sua macchina organizzativa no, e continua a lavorare alla 10ª edizione che scivola in avanti di un anno, all'estate 2021. Anche la Biennale dedicata a carta e cartone dunque paga lo scotto della pandemia scatenata dal coronavirus. Troppo complesso organizzare mostre, incontri, seminari e laboratori, oltre che ovviamente portare gli artisti a Lucca da tutta Italia e da tutto il mondo. Mancheranno le grandi statue che negli anni hanno attirato la curiosità di tantissimi turisti, mancheranno le mostre, gli incontri su design e architettura ecosostenibili. Tutto rinviato di un anno, quindi. Cartasia aprirà le sue mostre il 1 agosto 2021 e proseguirà fino al 26 settembre. E per mantenere il ritmo biennale, gli organizzatori lavoreranno contemporaneamente all'11ª edizione prevista per l'estate del 2022. Abbiamo deciso di posporre Lucca Biennale Cartasia all'estate 2021, con un po' di tristezza nel cuore, ma nella considerazione che sarebbe stata la cosa giusta da fare, per vari motivi. Innanzitutto per motivi di sicurezza, perché nelle condizioni attuali non avremmo sicuramente potuto garantire la sicurezza necessaria sia al pubblico che agli artisti coinvolti. Dall'altra parte anche per garantire l'integrità della manifestazione, che ha numerosissime sezioni, è cresciuta molto nel corso degli anni e quindi poterla fare a pieno avrebbe richiesto condizioni diverse da quelle attuali. Dall'altro punto di vista, Lucca Biennale ormai da anni ospita artisti internazionali, un paese ospite, e quindi tutto questo tipo di organizzazione, il coinvolgimento della comunità internazionale, richiederebbe condizioni anche in questo caso diverse da quelle che stiamo vivendo ora. Infine, una ultima motivazione è che la prossima edizione sarebbe stata e sarà la 10ª della manifestazione, e quindi vogliamo che sia una festa per tutti, una festa della carta e soprattutto una festa per la città di Lucca, cosa che non avremmo potuto garantire in questa estate, ma che sicuramente garantiremo nella prossima.